Before I met you, would have said I'm fine. If you ask me. And then you gave that word another life. He got me. Ciao a tutte! La mia mise è casalinga, vi chiedo scusa, probabilmente anche piena di peli della mia gatta perché me la sono appena presa in braccio, abbracciata. Chi è? Questo è un haul di roba, che sarebbero trucchi, che ho comprato su Beauty Bay. Beauty Bay è un sito inglese dove potete trovare tantissime marche diverse che magari in Italia anche non ci sono, a partire da Anastasia Beverly Hills, a Jeffree Star, a Mario Badescu, a Juvia's Place, a un sacco di altre cose che, insomma, basta andare sul sito a dare un'occhiata e veramente troverete una marea di marche. Una cosa veramente bella di questo sito è che, essendo appunto in Inghilterra, non pagate la dogana. Molto comodo non pagare la dogana, perché io personalmente l'ho pagata per delle palette, è stato veramente terrificante. L'ho comprato direttamente dal sito della Juvia's Place e pagai, mi pare, tipo 44 euro di dogana, una roba veramente infattibile, invivibile, orribile. Il pacco in questione è questo qua, mi è arrivato ieri l'altro, mi pare, e l'ho già aperto per ovvissimi motivi, e cioè fare questo trucco. Ma tu stai veramente lì dietro a sentirmi discorrere? No, che mi si frega. Va bene. Mando. Peschiamo a caso dalla scatola. Mi sono comprata questa cipria della RCA May, che l'ho utilizzata appunto oggi, e vi posso dire che è tipo grandiosa per fare il baking, perché lascia la pelle mega super satinata e boh, copre persino le mie di occhiaie assieme a un buon correttore, che le mie occhiaie sono tipo incopribili, quindi questa è meravigliosa. Oltretutto è gigantesca, c'è un botto di prodotto dentro, tipo grossa come la mia faccia, quindi mi sento di consigliare tantissimo, e costa, mi pare, dai 10 ai 15 euro, quindi comunque è un prezzo decisamente contenuto considerato quanto la qualità sia al top. Poi mi sono comprata finalmente, perché c'era proprio da dirlo, finalmente un set decente di pennelli. Mi sono comprata una linea base di pennelli occhi di Morphe, e insieme ai pennelli stessi ti mandano questa, come si chiamano, questo piccolo beauty case, diciamo, che è tipo in pelle. Ha un odore un po' strano perché sta tipo di, non lo so, alcol misto a pelle nuova, però chi se ne frega. Questi qui sono i 12 pennelli nuovi che mi sono comprata, e anche questi, non tutti perché alcuni, se vedete, sono ancora imbustati, però diversi li ho usati per fare il trucco di oggi, e anche in questo caso vi posso dire che sono veramente orgogliosissima di questo acquisto, perché sono, cioè, si vede tantissimo la differenza, gli ombretti si blendano veramente benissimo rispetto ai miei pennelli di prima, che poverini erano stati comprati tipo alla Coop ai cinesi, e la differenza si sente davvero tanto. Questo quanto cazzo l'avrò pagato? Me lo ricordo mica. Oltretutto, rispetto ai pennelli Morphe o Zoeva, insomma queste marche un pochino più importanti che vanno anche ad avere un prezzo più elevato, questi li ho pagati solo intorno ai circa 30 euro, quindi comunque per la qualità che hanno, per il quanto svolgono bene il loro lavoro, è un buonissimo prezzo. Ho preso 3 rossetti di Jeffree Star per la prima volta nella mia esistenza, perché non avevo mai comprato, mai visto, mai toccato, mai usato, mai niente di Jeffree Star, a parte la palette che ho anche rotto, però insomma di rossetti non avevo visto assolutamente mai niente, e me ne sono presa ben 3 di 3 collezioni diverse, tra l'altro. Della Family Collection ho preso la colorazione Wifey, mi è piaciuta fin da subito perché dovrebbe essere un rosso abbastanza intenso, tanto ora si apre, lo vediamo insieme. È questo rosso mattone scuro, veramente bellissimo, che non vedo l'ora di provarmi addosso. Della collezione, diciamo, basic, non saprei come chiamarla, insomma quella che contiene 500 milioni di colori, quella sì, classica basic, non so come altro chiamarla, mi sono presa Unicorn Blood, che lo volevo tipo da sempre, fin da quando è uscito, e finalmente me lo sono comprata, che è poi quello che indosso, quindi sempre sul rosso, anche se andiamo sul rosso ancora più scuro. Comunque, vedete, messi a confronto, Unicorn Blood è più scuro rispetto a Wifey. Come ultimo rossetto mi sono presa dalla collezione di San Valentino, con questo packaging che veramente mi fa impazzire perché è favoloso, la colorazione Problematic. Finalmente siamo usciti dal range dei rossi, perché questo colore va decisamente più su un violaceo, un berry, non saprei come chiamarlo. Anche questo onestamente non vedo l'ora di provarlo, mi è quasi dispiaciuto non utilizzarlo oggi perché veramente mi sembra bellissimo, e penso che starà anche benissimo con i miei capelli. Infine,
infine mi sono comprata una palette. Tralasciando la palette in sé, mia madre ride in sottofondo, cosa ridi? Tralasciando la palette in sé per sé, io sono rimasta per lo più sbalordita dal modo in cui mi è stata presentata, perché veramente ha un packaging che è bellissimo, cioè proprio è bellissimo. La marca è la Storybook Cosmetics, che sarebbe una marca che fa tutte queste palette a tema tipo film o libri. C'è tipo anche quella della fabbrica di cioccolato, c'è quella di Mean Girls, ci sono diverse cose di questo genere. E io mi sono lasciata affascinare da una che è a tema maghi e streghe. La palette arriva dentro questo sacchettino, tipo in suede, che sembra proprio tipo la confezione di non so che cosa di antico, che è veramente bellissimo. Una volta tirata fuori dal sacchettino troviamo la palette ancora dentro un altro cartoncino da scartare, ma che se tenuto chiuso è praticamente rilegato e rifinito come se fosse un libro, cioè se lo mettete su uno scaffale può passare tranquillamente per un libro, e questa è una cosa che io adoro. E in più loro ti ringraziano per aver acquistato il loro brand con un segnalibro, cioè è una cosa veramente bellissima, cioè vedete qua ci sono tutti i ringraziamenti per aver acquistato da loro. Nella palette sono presenti 12 colorazioni, 12 cialdine, sia matte che shimmer, di colori che io trovo davvero bellissimi, con i quali ho prodotto il trucco di oggi. Anche i nomi chiaramente sono ispirati a tutto quello che è il mondo magico, troviamo tipo pozioni, manici di scopa, merlino, non lo so, tutto quello che insomma riguarda questo mondo. E un po' mi sono chiesta come mai non l'avessero fatta strettamente proprio a tema Harry Potter, e o magari non gli hanno dato i diritti, non so, perché mi sembra palesemente ispirata senza però averci scritto qui Harry Potter palette, palette, quello che è. Ho acquistato questa palette approfittando di uno sconto, perché c'era uno sconto su tutta la linea della Storybook Cosmetics, quindi l'ho pagata mi pare 25 euro anziché tipo 45, se non sbaglio. I miei personalissimi acquisti sono terminati qua, ma non è terminato LOL, perché assieme alla roba che io ho comprato mi è arrivata anche una busta intera di regali. Praticamente ho scoperto in seguito, perché non me ne ero assolutamente accorta essendo io un po' svampita, che dato che ho fatto l'ordine nei giorni vicini, mi pare non proprio l'8, forse il 9, comunque nei giorni vicino alla festa della donna, se superavi una certa soglia di prezzo, che mi pare fosse di 120 euro, però non sono sicura, ti mandavano insieme una borsa piena di regali. La borsa in questione è questa, c'è scritto Be Fearless, sì, senza paura, probabilmente proprio dedicata alla festa della donna e tutto quanto. E adesso vediamo cosa c'è in questo sacchettone di regalini. Pescando assolutamente a caso, la prima cosa che incontriamo è questa. Mi hanno regalato una mascherina della Oskia London, che io non ho idea di che marca sia, onestamente non l'avevo mai sentita, però comunque è una mascherina, penso che sia una versione mini size, perché è veramente piccola. Non l'ho ancora provata, però sicuramente la proverò, e dovrebbe essere una maschera per, come si dice, per la pelle tipo irritata, sensibile e calmante, ecco, calmante. Questo rossetto, cioè mi hanno mandato un rossetto liquido della Kathleen Lights, che anche questo non so che cavolo di marca sia, il colore è Havana Nights, il colore è assolutamente bellissimo per quanto mi riguarda, è un po' simile a Unicorn Blood, cioè quello che ho adesso sulle labbra, forse addirittura un po' più scuro, comunque è mega intensissimo e anche la formula mi sembra veramente buona, tipo una mussina morbida, non so, anche questo non vedo l'ora di provarlo. Schiamo ancora da qua dentro, mi hanno mandato dei glitter. Oltretutto questi sono dei glitter di varie dimensioni, ci sono giganteschi, minuscoli, sono proprio bellissimi e sono, diciamo, non solo per gli occhi perché sono molto grandi, quindi sono per tutto il viso, addirittura penso per il corpo, e soprattutto decorativi. Anche questi spero di usarli prima o poi per un qualche trucco magari un pochino più wow, non so. E ancora avanti, mi hanno regalato questo cosino, penso sia la versione piccola, un campioncino, non so, insomma qualcosa del genere, della Briogeo, sarebbe un conditioning mask, quindi è una specie di maschera tipo balsamo, maschera, come si dice in italiano, insomma, per ammorbidire i capelli, per ripararli, non so, c'è scritto Don't Despair Repair, quindi sì, credo di sì. Poi, ah,
mi hanno mandato il prodotto. Cos'era questo? Ah! Mi hanno mandato il prodotto per pulire le spugnette, le beauty blender, le blender, non beauty blender, è la marca, le spugnette. È una specie di gel, olietto, non so, c'è scritto proprio blender cleanser liquid, non c'è nessuna marca. Però c'è la mia gatta che piange in sottofondo. Poi mi hanno mandato un pennello, volevo fare la fica ma non l'ho preso molto al volo. Blank Canvas Cosmetics Dawn Buffing Brush, che ora lo apriamo insieme, vediamo un pochino com'è. Mi sembra morbidissimo, mi piace molto, poi è tipo oro rosa qua, che bello. Questo secondo me è perfetto tipo per il contouring o tipo per il fondotinta. Bello. Una maschera per il viso della Yes to Go è un'altra marca o no? Forse è la versione da viaggio della Yes to, non so. Comunque va bene, volevo comprarmi della Yes to, tipo mi pare un balsamo labbra, forse, però non l'ho mai comprato alla fine. Comunque la proverò più che volentieri, è una maschera per il viso alla vitamina C, quindi ben presto maschere per il viso, per ora cappelli. Poi mi hanno mandato, ecco, questa forse è l'unica cosa che non userò mai nella mia vita, probabilmente la regalerò a mio fratello, di Vita Liberata un autoabbronzante. Si è suscitata persino la maschera a questo nome. Cioè, vedete la mia pelle? Posso essere io una persona che si mette l'autoabbronzante? Questo mini cosino minuscola della iEcho London, e sarebbe un mascara? È un mascara? Make up and go. Sì, penso sia un mascara da viaggio. Sì, è un mascherino da viaggio! Bene, anche questo lo proverò volentieri, perché io di questa marca ho sentito parlare molto 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 bene. Stiamo toccando il fondo, rimangono due cose. Questo che è palesemente un campioncino, questo proprio è un campioncino perché è fatto così. Però è della Sigma ed è un... come si chiamano? Pennello! È un pennello della Sigma, quindi ben venga, piccolo per carità. Cioè, appunto, probabilmente è tipo campioncino, però comunque un pennello piccolino angolato, potrei usarlo tipo per le sopracciglia. Infine, poi la busta è vuota, mi hanno regalato delle ciglia finte. Penso che sia un messaggio di, non so, qualcuno più in alto di me che mi sta dicendo che io devo cominciare a mettermi le ciglia finte e la devo far finita di fare addirittura i tutorial con solo il mascara senza le ciglia finte, perché tutti si mettono le ciglia finte al giorno d'oggi e quindi dovrò iniziare pure io. La marca è la Unicorn Lashes e mi sembrano davvero molto belle, però io lo dico da completa ignorante perché le ciglia finte non le uso, non le so mettere, quindi boh. Avrei provato volentieri anche oggi, però mi manca la colla e quindi ciao, per ora posso ancora vivere senza troppi problemi. Direi che questo è tutto, perché abbiamo finito sia le cose che ho comprato sia che mi hanno regalato, quindi adesso vi lascio a un, diciamo, mini tutorial dove ho usato alcuni dei prodotti comprati in questo haul per creare il mio attuale make up e noi ci vediamo poi. Bella, è bello questo, cos'è? Mi rilego i capelli perché sta cosa veramente è oscena. La base l'ho già fatta perché non c'era niente per la base in questo pacco, come avete visto, niente fondotinta, niente di impiffero, e quindi l'ho già fatta. L'ho fatta con il fondotinta della L'Oreal infallibile, ora lo faccio vedere. Mi sono anche messa il correttore, quindi adesso praticamente devo fare solo baking, e lo facciamo chiaramente con la fantastica cipria nuova che era in questa box di Beauty Bay. Dire che mi è andata da tutte le parti probabilmente poco. Ora, il punto è dove la verso, mi serve un piano perché non posso certo farmelo in mano. Questo coperchio sarà il nostro piano e vediamo un po' se... Sì. Oddio, che consistenza strana. Non ci credo, me la sono rovesciata addosso di nuovo! Vabbè, più o meno una cosa del genere, no? Bella. Io professional che non so neanche mettermi la cipria sotto gli occhi. 9 pennelli di Morphe alla mano e vediamo, e palette chiaramente, e vediamo un attimino cosa mi viene in mente di fare. La palette, come avete visto prima, è questa, io bella dietro così. Io sono particolarmente attratta da questo rosso qua su, che trovo veramente fantastico, ma anche dal blu, dal verde, e non so veramente che trucco fare, aiuto! Allora, prima di tutto voglio fare una...
aiuto, come morbido questo pennello. Voglio fare una base chiara. Poi sfumiamo un pochino verso l'altro con questo colore qui che si chiama Charms. Parlando di quanto sono sfumabili, direi che mi piace tantissimo come prodotto, perché veramente si blenda, come si suol dire, che è veramente una meraviglia. Si sfiora col pennello e lui si blenda. Vado a prendere il colore che si chiama Broomstick, che dovrebbe essere a manico di scopa, se la mia memo. Bello sul pennello, bello anche sull'occhio, sempre questa cosa che sono super iper sfumabile. Anche se c'è da dire che non so quanto sia merito del pennello, cioè dei pennelli, che veramente è una favola, cioè si sente tantissimo la differenza con quelli che usavo prima, che vabbè, cioè erano pennelli quasi tutti completi cinesi alla Pop, quindi nel senso uno non è che si può aspettare grandi performance, però veramente si sfuma che è una meraviglia. Adesso vado a prendere il mio adorato rosso, questo rosso veramente fantastico che voglio mettere bello intenso, sperando che venga bello intenso, in questa parte qua. Torno a sfumare il rosso con Broomstick, col pennello di prima. E adesso vado a prendere Bewitched, che sarebbe questo oro. Sì, praticamente è un oro. E vorrei farci questa parte qui, nell'angolino. Adesso mi vado a levare tutto sto baking e vediamo un po'. Mamma mia come rimane bello satinato bianco! Voi non lo potete vedere, ma l'effetto, mamma mia, bellissimo, sembra che abbia la pelle finta. Per quanto riguarda la parte inferiore dell'occhio, vorrei mantenere il rosso in tutta la rima proprio qui che è attaccata. Adesso lo vado a sfumare con Broomstick di nuovo. Ora mi metto l'eyeliner, che non vi faccio vedere perché non l'ho comprato in questa box. Mi sono messa non solo l'eyeliner, che è quello della NYX, mi sono messa anche il mascara, il Better Than Sex, poi mi sono messa il bronzer, che è di Sephora, non mi ricordo assolutamente il nome, e infine mi sono messa anche l'illuminante, che è quello della Mula, che è il Get Rich Quick, che è assolutamente bellissimo. Tra i vari rossetti che mi sono arrivati ho scelto di mettere Unicorn Blood, un po' perché penso che ci stia bene, un po' perché lo sogno da anni, da quando è uscito, quindi io ho bisogno di mettermelo. Profumo un misto fra liquirizia e qualcos'altro, non lo so, buonissimo. Addio, che colore bellissimo è! Giulia, concentrati. Tipo rosso scuro scuro, sono innamorata, cioè non so nemmeno se sciogliermi i capelli, perché sta bene anche con i capelli legati questo trucco, ma come si fa? Sono non contenta di più di questi acquisti, perché penso che siano veramente cose favolose, mi piace tutto quello che ho preso, veramente tutto, sono contentissima, è stata una grande, come si dice, un grande acquisto. In più mi hanno anche regalato della roba, cioè quindi se tu compri roba bella e in più ti regalano roba bella, viva la vita! Volevo terminare il video facendovi vedere una cosa che mi è stata mandata dal sito di Banggood, che è la vita, è fantastica. Io non so se ve l'ho mai detto, ma sono fissata con i contenitori in plexiglass per portare i trucchi. Cioè veramente ne ho di tutte le forme, di tutti i tipi, con cassettini, con i buchini, in tutti i modi, perché secondo gli organizer, ecco, perché secondo me gli organizer in plexiglass sono veramente comodissimi, e non appena avrò una scrivania in camera decente per i trucchi sicuramente la riempirò di questi cosi. Avevo visto sul sito di Banggood questo contenitore organizer in plexiglass, che adesso vi faccio vedere, e me ne sono letteralmente innamorata e quindi me lo sono fatta mandare. È
difficilissimo farvelo vedere in mano. Comunque questo è il contenitore, vedete, ruota su se stesso, quindi voi potete prendere comodamente tutto. C'entrano pure i fondotinta, perché io ci ho messo quelli di Huda Beauty, quindi c'entra anche la roba alta, non sono solo cassettini. E qua sopra tutto lo spazio per i rossetti o insomma quello che vi pare. È gigante, perché se vedete è grosso quanto il mio busto, e io veramente lo consiglio a chiunque ha tanti trucchi e non sa dove ficcarli, perché qua c'entro pure io quasi, cioè guardate quanto è grande. Ora mi cade tutto, io lo so che mi cadrà tutto. Per oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto il video, che vi siano piaciuti i prodotti. Se volete vedere qualcosa in particolare nei prossimi video, fatemelo sapere qua sotto. Oddio, ho singhiozzato mentre parlavo. Mi raccomando, andatemi a seguire su Instagram se non lo fate già, basta cercare Giulia Scatena. E noi ci vediamo al prossimo video.